Amici di Pianetadeccia, bentornati in diretta con noi, una nuova puntata di Della Vostra, in diretta su Pianetadeccia, appuntamento puntuale il giorno dopo la partita. Oggi arriviamo il giorno dopo Monza-Lecce, una sfida che ho visto i giallorossi perdere in casa dei Brianzoli 1-0, però la notizia, o meglio l'annuncio del giorno che ha fatto passare un po' il campo in secondo piano è l'annuncio che è arrivato pochi minuti fa, appena un'ora e mezzo fa, da parte di Marco Mancosu. Ciao Francesco, innanzitutto Ciao. ben trovato anche a te. Partiamo magari con leggere la lettera, diciamo, di Mancosu, questo annuncio di Marco Mancosu che il capitano del Lecce, il centrocampista sardo, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Questa è la lettera aperta che ha scritto Mancosu. Allora, Mancosu scrive: mi sono operato il 26 marzo di tumore. Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di conoscere. Ho visto il terrore negli occhi delle persone che amo. Ho visto il terrore e la preoccupazione di mia moglie che per lo stesso motivo ha perso il padre quest'estate. Ho avuto la paura di non poter crescere mia figlia. Ho fatto esami nei migliori centri italiani con a fianco gente che ad oggi non so nemmeno se sia viva, se sia riuscita a superare la propria malattia. Là, in quella sala d'aspetto, non ci sono ragioni sociali, non conta se sei un avvocato o un calciatore, un presidente, un normalissimo impiegato. Là siamo tutti uguali, tutti alle prese con qualcosa che non possiamo controllare. I medici mi hanno detto che la mia stagione era finita e che dovevo pensare all'anno prossimo. Dopo 2 settimane ero in campo a correre. Dopo un mese sarei dovuto tornare a Milano per sapere se dovessi fare la chemio o meno. Non ci sono ancora andato perché voglio fare la cosa che amo di più al mondo, giocare a calcio, poi si vedrà a fine campionato. Io ho già vinto. La vita non può essere sempre giusta perché non penso che né io né nessun altro a questo mondo meriti di avere un tumore, ma penso anche che non debba mai mancare il coraggio di affrontare ogni tipo di avversità che la vita ci mette davanti, il coraggio di prendersi responsabilità, il coraggio di mostrarsi deboli ed essere più forti di quanto si creda. Per me questo significa essere uomo e sinceramente, credetemi, di tutti gli errori che faccio, di un rigore alto, di un errore davanti al portiere, di queste cose non me ne frega un cazzo, perché sono cose che succedono solo a chi si prende la responsabilità di fare, di avere coraggio, di provare, di sbagliare e riprovare ancora. Ho deciso di parlarne solo ora, perché prima non mi sentivo pronto. Avevo bisogno di viverla in riservatezza con le persone che amo e per questo mi voglio scusare con chi ho mentito per nascondere il reale motivo del mio problema. Mi sono operato il 26 marzo e da quel giorno sono ancora più orgoglioso di me stesso e di chi ho a fianco. Firmato Marco Mancosu. Che dire, Francesco? Paolo, lascia un po' di stucco tutti, no? E ti fa mettere da parte tutto quello che è accaduto ieri, a Monza. Marco, io lo conosco, è un ragazzo di un'umiltà pazzesca. Io l'ho sempre definito un non calciatore perché tutto è tranne che quel classico divo, no? Che si identifica ormai in questo mondo del pallone, il calciatore. È un ragazzo semplice come a noi e diciamo che come i suoi splendidi calci di punizione, come i suoi perfetti calci di rigore, ci ha spiazzato un po' a tutti. Però è un ragazzo che ha una forza mentale straordinaria. Sai, vederlo in campo i primi di maggio, dopo aver subito un intervento il 26 di marzo. Non puoi che alzare il cappello e fargli un grosso in bocca al lupo e dirgli semplicemente grazie, perché nonostante questo problema è sceso in campo a difendere i colori giallorossi. Ieri, insomma, un po' tutti lo hanno beccato, ma ci sta, è nel gioco delle parti, insomma. Poi quando si sentono queste cose si pensa più alla vita che al pallone, giustamente. Quindi forza Marco, un grosso in bocca al lupo e andiamoci a riprendere questa Serie A in un modo o nell'altro. Io credo che
Marco abbia voluto lanciare questo messaggio proprio in un momento delicato della squadra. Secondo me non è stato un caso, perché se no l'avrebbe potuto dire pure prima. È un messaggio che secondo me tra le linee vuole dire: non molliamo, non bisogna mai mollare. Io non sto mollando nella mia vita privata, ora non molliamo tutti insieme, quindi squadra, staff, ma anche tutto l'ambiente, per conquistare questo obiettivo, perché io sto mettendo da parte il mio problema per il Lecce, quindi cerchiamo di stare tutti insieme. E da grande capitano che ha dato una scossa importante a tutto l'ambiente, ne sono sicuro al 100%. Sì, io credo che questo possa essere, hai detto bene tu, non è un momento banale per fare quello che ha fatto, per fare l'annuncio che ha fatto Marco, perché credo che secondo me in questo momento possa dare quel boost a tutta la squadra e dire io sono l'esempio, ma l'ha detto lui stesso nell'ultima conferenza stampa, perché fra l'altro Mancoso ha parlato proprio la scorsa settimana, poco dopo essere rientrato in gruppo. Lui ha detto: sono andato, perché lui è stato in ritiro con la squadra pur non essendo disponibile, e lui ha detto: io sono andato con la squadra perché dovevo dare l'esempio ai più giovani e dovevo far vedere quello che fa un capitano, perché Marco Mancoso a Lecce ha già vinto, sa come si vince e vuole far capire cosa significa agli altri ragazzi, tutti coloro che ancora non hanno vinto a Lecce, cosa significa vincere a Lecce e cosa significa conquistare la Serie A a Lecce, perché fino a prova contraria il Lecce, al netto degli ultimi risultati, può ambire e ha le carte in regola per ambire la Serie A. Allora, Francesco, c'è la nota ufficiale del Lecce che vado a leggere proprio su Marco Mancoso. Sì. Nota West Lecce, pubblicata alle 5 e un minuto, quindi è recentissima. Il nostro capitano Marco Mancoso oggi ha deciso di raccontare prima ai suoi compagni e poi pubblicamente della sua malattia. In questi mesi così difficili abbiamo cercato silenziosamente e con grande rispetto di stare vicino al calciatore e di sostenerlo per quanto possibile in un percorso molto duro. Ci scusiamo per aver dato informazioni non veritiere sulla reale entità del problema, ma era l'unico modo per rispettare la privacy di Marco e lasciare a lui ogni scelta sulla possibilità di parlarne pubblicamente. Marco, dopo essere stato operato e nonostante fosse indisponibile, ha scelto di seguire la squadra anche in trasferta e stare vicino ai compagni. D'accordo con i medici, ha poi deciso di ricominciare ad allenarsi ed è rientrato in campo molto prima dei tempi prestabiliti. Marco Mancoso rappresenta al meglio i valori dell'US Lecce e di tutti i suoi tesserati, valori che rendono possibile qualsiasi risultato in campo e fuori. Questo è il comunicato diramato dal Lecce. Credo che sia un riassunto perfetto, no, Francesco, di quello che abbiamo detto. Non si deve scusare minimamente l'Unione Sportiva Lecce di questa situazione che si è venuta a creare, no? Ci sta, quindi anzi, complimenti alla società che è stata al fianco di Marco. Ripeto, adesso tutti uniti più che mai per provare a riprendercela questa Serie A. Assolutamente. Iniziamo magari a leggere anche i commenti dei nostri amici. Come sempre, la raccomandazione che mi sento di darvi, messaggi brevi, perché altrimenti facciamo fatica a leggervi tutti, e noi, come sapete, si chiama Dite la vostra trasmissione, quindi vogliamo sentire la vostra e vogliamo leggervi tutti. Allora, cominciamo con Fabrizio Negro, che dice: corsi e ricorsi storici. Il 6 dicembre 1998 era allo stadio e Lecce perse in casa 1-0 contro il Monza alla stessa maniera. Un solo tiro in porta di Oddo su punizione, noi tanto possesso palla, qualche occasione, un palo, ma nulla più. Sempre Fabrizio dice: non credo nelle rincorse affannose, in questo arco di tempo Corini cerchi di trovare le soluzioni più adeguate per i nostri problemi, fase difensiva e disposizione degli uomini in campo, non è facile, ma la bravura dell'allenatore si vede in questo. Poi dice Marco Mancoso: ti vogliamo bene, e ieri, anche se per meno tempo rispetto al Cittadella, però sempre il secondo tempo, la squadra è andata in bambole, per poco consentiva alla squadra avversaria di fare il 2-0. Dobbiamo preoccuparci, Fabrizio? Io credo che se concedi 10 minuti su 90 al Monza, che la squadra costruita con i giocatori più forti del campionato, mi sembra, diciamo, che sono quelle cose che uno deve mettere, secondo me, in preventivo prima di una partita del genere.
Gabriele dice: grande uomo oltre che grande professionista. Chiaramente parliamo di Marco Marcosu. Mattias Mariano, un abbraccio ragazzi, sempre e comunque forza Lecce. Giuseppe dice: noi orgogliosi di lui. Alfredo, Marco Marcosu, un grande uomo, un grande capitano. Mattias, adesso muti tu coloro che hanno osato mettere in questione il nostro capitano. Antonello manda un grosso in bocca al lupo al capitano. Lucas, tutto passa in secondo piano. Un bacione grandissimo al nostro capitano. Carlo, ti chiediamo scusa Marco per averti giudicato, ma davanti alla tua salute, alla tua battaglia per sconfiggere il mostro, tutto il resto passa in secondo piano. Coraggio, capitano. Giacomo Sticchi dice: ottima disamina, Francesco. Ho pensato le stesse cose. Quindi, Francesco, ti sei fatto anche portavoce un po' del tifo leccese, ma No, perché poi sono cose portavoce che no, pensiamo. però insomma, Hai riassunto quello che quello è pensano il pensiero tutti. di tutti, dai, sì. Hai riassunto quello che effettivamente pensano tutti. Constantin John dice: l'abbiamo criticato e poi ti accorgi che anche loro sono persone che soffrono e che il calcio non è che una piccola cosa della vita. Ci ha dato tanto e qui bisognerebbe fermarsi. E poi è indiscutibile l'uomo. Numero 8, giallorosso, dice Orazio. Carmine dice invece che è ancora fiducioso per la promozione diretta, perché la prossima giornata potrà essere a nostro favore se ognuno fa il proprio dovere, a partire chiaramente da Lecce che giocherà, ricordiamo, venerdì contro la Regina. Lecce fanno: oddio, mi dispiace però tanto per Mancoso, anch'io sto passando un brutto periodo per un tumore maligno che mi ha colpito. Forza capitano, se l'orgoglio è Lecce, forza, noi ti mandiamo forza anche a te, oltre Forza, che forza, la forza forza. che tu mandi al capitano. Antonello, Francesco, bravo, questa è la chiave di lettura corretta. E Jack sottolinea: grande società come sempre, tutti uniti, regaliamo al nostro capitano la Serie A. Effettivamente, una situazione così delicata. Complimenti anche alla società, come dicevamo prima, che non deve scusarsi per aver dato informazioni non veritiere, ma ha fatto quello che doveva fare. Giuseppe, lo chiediamo a tutti i giocatori: per favore, riportate il capitano in Serie A, fategli questo regalo. Io credo, Francesco, che a questo punto saranno tutti più motivati che mai a partire dalla sfida con la Regina, no? Beh, assolutamente. Anche perché adesso che il capitano, diciamo così, ha aperto a tutti la sua problematica, adesso la squadra si sente anche più libera di esprimersi, credo. Forse il tenerlo dentro aveva avuto anche una sorta di blocco della squadra perché magari si sentiva molto più responsabile nei confronti del capitano e credo che Marco abbia voluto, tra virgolette, liberarli anche di questo segreto che poteva, diciamo così, magari in minima parte, in media parte, nella maggior parte, bloccarli mentalmente. Adesso sono sgombri, sanno che il capitano c'è, che si è aperto a tutti e che bisogna lottare tutti insieme per questo obiettivo, la Serie A. Andando avanti abbiamo Leonardo Parisi che dice: capitano, siamo tutti con te. Paolone, basta mal da tifoso. Se avessimo fatto 7 gol fra Cittadella e Monza non ci sarebbe stato nulla da dire. Positivi. Forza, capitano. Avessimo fatto 7 gol, credo in riferimento effettivamente alle tante occasioni che ha avuto il Lecce in queste due sfide, nonostante la sconfitta. Vincenzo, ragazzi, per me Salentino trapiantato a Venezia, l'amore per il Lecce non diminuisce se non saliamo in A. E comunque possiamo giocarcela nei playoff. E Gabriel dice: ai playoff si pensa al 10 di maggio. Noi tifosi abbiamo il dovere di compattarci intorno alla squadra a Mancosu per dare loro tutta la spinta necessaria. Nelle ultime due, il Monza e la Salernitana ci hanno risucchiato 6 punti. Chi l'ha detto che non possa ribaltarsi la situazione? Chi l'ha detto, Francesco? Il calcio è strano. Chi l'ha detto, il calcio è strano, però bisogna anche essere un po' realisti, no? Pierpaolo, Io sono iperrealista, Francesco, sai benissimo. mettendo da parte il discorso di Marco e analizzando adesso il campionato, viene difficile pensare positivo, nel senso. Sai, la Salernitana affronterà un Empoli In Serie A.
in Serie A che ha appena festeggiato. Io penso che questa settimana l'Empoli se la farà in campeggio più che nel campo, giustamente. Calano le motivazioni, cala la concentrazione e di solito in queste partite la fa da padrona chi ha più motivazioni. Certo è che il calcio è strano e magari l'Empoli fa lo scherzetto alla Salernitana. Magari nell'Empoli c'è non uno ma due ex giallorossi, parlo di Lamantia e di Fiammozzi, che vogliono provare a dire la loro e magari dicono: beh, se dobbiamo scegliere scegliamo il Lecce, e magari Lamantia la Serie A indirettamente ce la regala con qualche suo gol. Tutto può succedere. Tutto può succedere, assolutamente. Diciamo che il Lecce deve fare il suo dovere, ovvero vincere le ultime due partite e poi vedere come va a finire. Io dico soltanto una piccola cosa, Francesco. Se dovesse essere, se non dovesse essere promozione diretta e quindi dovessero essere playoff, secondo me tutti nell'ambiente, dal primo all'ultimo, sarà importante non vedere i playoff come una punizione, qualcosa, una condanna che ci è stata inflitta per non essere riusciti a salire diretti al secondo posto, ma bisogna vedere i playoff come un'opportunità, perché fino a prova contraria in Serie A ne salgono tre, due dirette e una proprio tramite questo torneo dei playoff. E anche perché insomma di playoff ne abbiamo, io da protagonista, nel senso che ho avuto il piacere di raccontarla con... Tu ne hai raccontati, tu hai forse il record di playoff raccontati. No, vabbè, però no. Diciamo che quello più bello, a mio modo di vedere, il playoff più emozionante è stato quello della stagione di Papadopoulo. Con l'Albino Leffe in finale. Con l'Albino Leffe in finale. E, quindi diciamo che si può arrivare anche in quella maniera in Serie A. L'importante è arrivare, se saranno playoff, consapevoli delle nostre forze, della nostra forza, perché comunque se siamo arrivati al secondo posto un motivo ci sarà, non è che siamo arrivati al secondo posto perché stavamo simpatici a qualcuno, quindi dobbiamo ritrovare la nostra consapevolezza e mostrare i muscoli come sempre abbiamo fatto e vedremo poi come dico sempre. L'altra cosa, Francesco, i conti non li dobbiamo fare né oggi né dopo la Regina, e se non dovesse arrivare il secondo posto non dobbiamo farli neanche dopo l'ultima, certo, partita contro l'Empoli. I conti li dobbiamo fare a fine stagione. Il 30 di maggio tiriamo una linea e facciamo il dì della vostra bilancio della stagione. Vito, io ho visto un Monza che aveva paura del Lecce e dopo il gol hanno preso forza. Poi siamo usciti noi, anche se non abbiamo segnato, per fortuna o frenesia. Con il Monza ha vinto chi l'ha buttata dentro. Andrea, spesso sento dire che il Lecce è la squadra più forte, ma credo che Monza e Empoli siano molto più forti di noi, quindi quello che abbiamo fatto finora è già tanto. Ora crediamoci, mai mollare, vincere con la Regina. Grande uomo, grande capitano, grande Marco Mancosu 8. Leonardo Parisi, capitano, siamo tutti con te. Fabrizio, quando ho scritto 2 mesi fa che la vittoria contro la Reggiana non significava nulla, intendevo che è essenziale vincere anche con un solo gol di scarto le partite clou come queste due, che magari fare goleare all'avversario è più debole di te. Sì, anche se poi alla fine sappiamo che ogni partita ha un po' una storia a sé, può capitare anche di fare le goleade contro le big, purtroppo quando la palla non entra. È una cosa, ha ragione secondo me Corini, noi prendiamo gol da 40 metri e da dentro l'area prendiamo i pali, purtroppo, come diciamo sempre, la fortuna è anche una componente importante. Jack, ho letto il Cosenza incazzato e la Mantia ci farà un regalo, io ci credo. Attilio, forza Marco, la tua guarigione prima di tutto. Antonio Magni, forza Marco, vinceremo tutti insieme questa brutta bestia. Domanda per Francesco: quanto credi nella professionalità dell'Empoli per onorare la partita contro la Salernitana, al netto ovviamente delle pressioni che farà Tito? Grazie, continuate così. Ma io non credo che il discorso delle pressioni... Allora, nella professionalità dell'Empoli credo, quindi insomma l'Empoli non è che andrà a regalare la partita, se la giocherà, però credo nelle motivazioni, Antonio, nelle motivazioni totalmente differenti. Come ho detto in precedenza, la Salernitana adesso rispetto all'Empoli ha più motivazioni. L'Empoli
ha festeggiato questa promozione nella massima serie e sai, e lì comunque la paghi, l'euforia dei festeggiamenti, una settimana di allenamento non troppo intensa, Gli impegni ravvicinati anche, perché poi anche impegni per l'Empoli sarà la ravvicinati, terza quindi partita. insomma, scenderà in campo a fare la sua partita, però la motivazione sicuramente non sarà quella di una partita classica di una squadra che deve, per forza di cose, portare a casa la pagnotta. Però sì, io sono d'accordo con te, Francesco, nel senso l'impegno ci sarà perché l'Empoli è una squadra importante, c'è cioè una squadra che ha fatto un campionato fantastico. L'Empoli di quest'anno, ragazzi, è una squadra favolosa e soprattutto una grande società. Perché se andiamo a prendere, Francesco, quanti giocatori che giocano adesso in Serie A sono usciti dall'Empoli, potremmo fare una lista veramente lunghissima. Quindi io credo comunque nell'impegno, ma credo anche nelle motivazioni differenti fra le due squadre. Leonardo Parisi, capitano, siamo tutti con te. Donato, Marco Mancoso, un vero leone, un abbraccio forte. Vito, Pettinari, sapeva e penso tutti. Salvatore, mi scuso per Mancoso perché l'ho criticato. Adesso ho capito perché non era il giocatore che era. In bocca al lupo. Attilio, ragazzi, date al vostro capitano la Serie A. Angelo, ormai è inutile disperare, dobbiamo essere realisti. La Serie A è diretta e andata. Ora ci si deve concentrare sui playoff, che come sempre sono una lotteria. Comunque, chi non vince non entra nella storia. Speriamo bene. Un saluto a voi, sempre simpatici. Ti ringrazio. Non è male, Francesco, essere considerati simpatici anche dai nostri tifosi. Certo. Jacob Boss, ieri doveva andare così. Sfiga, arbitraggio, ci ha condannato per tutto l'anno. Bruno si affida ai poteri forti. Venerdì Santoronzo fa il miracolo. Monza e Salernitana pareggiamo noi. Pareggiano e noi vinciamo con la regina. Auguri di cuore al nostro capitano. Un saluto a voi e complimenti per la diretta. Poi Grazie. Jacob Boss ci chiede come state. Aspettava con ansia questa diretta. Jacob, stiamo bene. Puntuali. La diretta noi, come sempre, il giorno dopo alle 17 ci siamo. Sì, O sbaglio? diciamo che avevamo preparato questa diretta in maniera totalmente diversa, Sì. pronti a rispondere colpo su colpo ai vostri assalti, perché giustamente la rabbia è tanta dopo quella sconfitta di ieri, poi la notizia di Marco ha letteralmente cambiato un po' tutto e ripeto, non è un caso che Marco dopo questa sconfitta sia uscito allo scoperto, perché da grande capitano e da grande uomo che è, vuole cercare di riunire un po' tutto l'ambiente, ricompattarlo e far capire che insomma se ho lottato io contro una cosa un po' più seria del calcio, possiamo lottare un po' tutti, no? E questa Serie A possiamo andarcela a prendere. Sì, effettivamente la notizia, voi ci capite, oggi ci state vedendo chiaramente un po' frastornati perché la notizia è stata veramente un pugno da KO, Sì. ci ha stordito non poco, chiaramente sia per il calciatore ma soprattutto per l'uomo Marco Mancoso che abbiamo imparato a conoscere nel corso di tutti questi anni. Donato, un saluto a entrambi, una veloce ripresa a Capitan Mancoso, rivedendo tornare in forma come prima di questo episodio. Salentino, voi in caso di mancata A reputereste la stagione fallimentare? Io no, personalmente, dice. Neanch'io. Guarda, io non dico fallimentare, però un po' amareggiato resterei. Sì, delusione. Delusione ci sarebbe. Perché comunque, insomma, la società ha fatto investimenti economici importanti. Eravamo a un passo dalla promozione diretta e quindi, insomma, dispiace se eventualmente l'anno prossimo si dovrà rigiocare la Serie B. Quindi fallimentare no, ma tanto dispiacere sì. Anche da parte mia ci sarebbe sicuramente tanta delusione per il risultato sportivo nel caso non dovesse arrivare alla Serie A, soprattutto considerando che i presupposti per arrivarci in Serie A, perlomeno direttamente, effettivamente erano stati creati.
Poi però se parliamo di valutare la stagione, a quel punto valuterei anche aspetti ulteriori a quello sportivo e quindi parlerei di gente come, guarda, abbiamo parlato tantissimo, quindi parlerei di vari Gallo, Bjorkengren, Hjulmand, Rodriguez, penserei a dove eravamo 12 mesi fa, vedrei dove siamo ora e quindi lì farei delle valutazioni perché secondo me dal punto di vista del progetto, del famoso progetto di patrimonializzazione, lì secondo me il Lecce invece ha fatto sicuramente centro, a prescindere poi da quello che sarà il risultato sportivo, che comunque è molto importante. Salvatore è sicuro, dice che ci penserà la Mantia, Attilio, oltre alla fortuna, la Salernitana dalla sua, anche il calendario purtroppo, e Marco sottolinea che la Salernitana giocherà con due squadre che non hanno obiettivi da rincorrere, i playoff sono quasi certi. Roberto poi invece dà uno spunto già in prospettiva playoff perché dice che negli ultimi 2 anni in Serie A si è salvato solo chi è salito dai playoff, quindi come vedi Francesco i nostri tifosi sono molto ottimisti, quindi non solo pensano che i playoff si possono vincere, ma giustamente dicono guardate che in Serie A si salva solo chi poi li vince, quindi a questo punto Infatti, in forse se non altro Verona la stagione nostra andò attraverso i andò ai playoff. playoff. Ma io ricordo il Verona che al 45esimo dell'ultima giornata di campionato, tipo, era fuori dai playoff perché perdeva in casa col Foggia e poi Aglietti fece il miracolo e portò la Serie A. Messaggio di Gabriel che dice: con due vittorie nostre basta un solo passo falso alla Salernitana. Se non siamo noi tifosi attaccati alla nascita a questi colori a crederci fino in fondo, come possiamo pretendere che lo facciano loro? C'è bisogno di positività nell'ambiente. La riga del denominatore si tira solo alla fine, ora è solo controproducente. Forza Corigni, forza ragazzi e forza Lecce. Poi Francesco Donato che dice che Francesco Romano all'angolo mi mancava. Francesco. Sono stato spiazzato e messo all'angolo dalla notizia di oggi, a parte gli scherzi. Saluto Donato, che è una bravissima persona, oltre che un grande collega. Paolone, ma secondo voi quanto cambia il Lecce con un pettinato in forma? Secondo voi sarebbe da confermare l'anno prossimo, a prescindere dalla categoria? Francesco, sai qualcosa al riguardo del contratto di pettinari? Io so che a Pettinari era stato proposto a gennaio un rinnovo, il ragazzo non ha accettato, quindi sai, poi nel calcio le cose cambiano di giorno in giorno, di settimana in settimana, mese in mese. Ora per Magari ora, ora per ora, soprattutto il magari calciomercato. Pettinari si è reso conto che la società e Corini puntano decisamente su di lui e forse magari resterà nel Salento, però è difficile, è un giocatore che va in scadenza, credo che punterà ad ottenere il massimo da questa sua opportunità che gli si prospetterà per il futuro. Attilio, e comunque noi tenteremo fino alla fine senza dimenticare che ci sono pure i playoff. Forza Lecce, Oronsino. Se saranno playoff, arriviamo quarti in classifica. Chi sarà il nostro primo avversario? Allora ti recupero al volo Francesco il regolamento perché ce l'ho praticamente sotto mano, così rispondiamo al nostro amico, la quarta affronterà la vincente fra la quinta e l'ottava, mentre la terza fra la sesta e la settima. Quindi in caso di quarto posto, quinta, ottava, in caso di terza, sesta o settima. Francesco Rizzo, secondo me, è stata solo sfortuna. Poi Gabriel, preciso come una parata di Gabriel, dice la vincitrice dello spareggio tra sesta e settima. Giuseppe ricorda l'anno di Papadopoulo, dice: eravamo nettamente più forti degli altri, arrivavamo un pelo al primo posto. Bologna 85, Chievo 84, Lecce 83. Non siamo in un grande periodo di forma oggi come oggi. Lucas, dopo la mazzata del nostro capitano, ho perso la carica Ma hai letto critica. il Questo punteggio? il punteggio della. No, cioè dico rispetto a quello di quest'anno? Ho letto non solo il punteggio, Francesco, ma ho letto anche i nomi delle squadre che salirono, perché Bologna e Chievo, che poi salirono quell'anno e praticamente hanno fatto, dopo quell'anno, hanno fatto, credo, quasi diversi anni, 7-8 anni consecutivi poi
di Serie A. Noi invece retrocedemmo. Noi retrocedemmo, poi risalimmo di nuovo subito l'anno dopo, poi con De Cani. Quella era una serie B particolare, anche se poi i playoff ci insegnano che non basta essere i più forti per vincere i playoff, anche se lo Spezia lo scorso anno salì da terza con 61 punti. L'anno scorso con 61 punti, che sono i punti praticamente del Lecce di adesso, quasi, lo Spezia vinse poi i playoff. Lucas, dopo la mazzata del nostro capitano, ho perso la carica critico-costruttiva e ti capiamo, Lucas, siamo tutti così. Dico solo che qualcuno deve riposare, tipo Bjorkengren, due non dovrebbero entrare proprio in campo, magari dare minutaggio agli altri per averlo pronto nei playoff. È stato un peccato accantonare Maselli per una sciocca bravata, ora sarebbe tornato utile. Maselli sta tornando utile alla primavera, che sta facendo molto bene, risultati positivi soprattutto nelle ultime settimane, è prima in classifica, ma il Pescara deve recuperare delle partite, quindi può essere sopravanzata, ma anche la primavera in caso di playoff si possono aprire scenari importanti per la promozione. Poi magari Francesco eventualmente faremo anche qualche approfondimento specifico sulla primavera, perché i ragazzi lo meritano. E Leonardo dice che credo che se non sarà Serie A diretta bisognerà arrivare terzi per essere avvantaggiati nei playoff, che anche con dei passaggi passeremo i turni, dei pareggi credo si riferisse il nostro amico Michele. Io sono soddisfatto della mia squadra con il senno di poi per tutti i cross fatti in casa, dal parco attaccanti ci è mancata in casa una punta forte di destra da subentrare in corsa per i rush finali, sempre estimatore di Mancoso, miglior coppia con coda per la Serie B. Antonello, in caso di Serie B Corini andrebbe via? Io credo che sono no ragionamenti, ma al momento non... no, ricordiamo che c'è un contratto di 3 anni che lega Eugenio Corini al Lecce. Salentino 02 si dice deluso, specialmente per come ce la siamo fatta sfuggire. Jan, io non sono d'accordo con te, in caso di mancata promozione sarebbe un fiasco epico, altro che chiacchiere. Un fiasco epico sarebbe se oggi festeggiassimo la salvezza matematica, però dopo aver cambiato 3 allenatori, infatti, però diciamo che poi ci vuole sempre equilibrio fra le varie situazioni. Vito, vorrei capire chi ha detto inizio campionato che avremmo dovuto fare un campionato da primi 2 posti. Se non andassimo in Serie A sarei deluso, ma orgoglioso di come siamo andati. Salvatore invece dice il segnare per Marco Suolo dette pettinari dopo aver segnato facendo vedere la maglietta del capitano. E sempre a proposito di Pettinari, Luca dice quante possibilità ci sono di recuperarlo e mando un abbraccio al nostro capitano. E Pettinari, diciamo che in ottica playoff potremmo, per questo fine di stagione credo proprio di no. Lecce Fan dice Francesco ricordi il detto cudurito che ho usato ieri ed io in modo simpatico ti ho scritto per lungo com'era il detto, ecco Facebook mi ha bloccato, ma vi rendete conto, scusate lo sfogo, purtroppo credo che sia un problema degli algoritmi di Facebook. Vabbè, comunque dai, adesso mi sembra, stai scrivendo da YouTube, quindi ecco, vabbè, speriamo che ti risblocchino, dai, può succedere, un'ammonizione, dai. Mimmo, a fine stagione ahimè tutti quelli con il mal di pancia devono assolutamente andare via, scusatemi ma hanno rovinato l'avvio del campionato. Non lo so, cioè, alla fine secondo me il discorso dei mal di pancia di inizio campionato è durato troppo poco per rovinare, per incidere a tal punto. Sicuramente hanno avuto un peso importante, però il discorso che faccio io, Francesco, è che abbiamo fatto spesso anche queste puntate, prendiamo la formazione titolare di agosto di un anno fa, di settembre, prima inizio del campionato, e prendiamo la formazione titolare di adesso con cui ci andremo a giocare le 2 partite. Quante cose sono cambiate in questi mesi, no? Tante. È cambiato tante. Il mondo. Tante. Abbiamo vissuto tante fasi. Il Lecce della prima parte di stagione, il Lecce di metà stagione senza Corini, poi un Lecce con Corini che ha fatto una super mega scalata, e adesso dopo questa sospensione, questo calo che ci è costato decisamente caro. Andiamo avanti.
Jacobos dice: non so se vi posso dare uno scoop, sto in contatto con Pettinari che mi ha accennato una cosa, dice: non posso dirlo pubblicamente, capitemi. Ti capiamo perché siamo dei giornalisti anche noi, non svegliamo mai le nostre fonti, quindi il nostro amico insider Jacobos Francesco che sa cose che non sappiamo, quindi dobbiamo informarci, perché questa è una sfida alla nostra redazione. Va bene. Antonello, serve anche un passo falso del Monza, purtroppo, del Monza e della Salernitana. Leonardo Parisi, credo che se non sarà Serie A diretta bisogna arrivare terzi per essere avvantaggiati nei playoff. Antonio Maglio, hashtag una petizione per Bielsa. Non credo che Perché stia la molto petizione bene. ci vorrebbero milioni e milioni di euro per avere Bielsa, Si quindi. vorrebbe, sì, una raccolta fondi forse per Bielsa che comunque sta facendo molto bene al Leeds. Gianfranco, in ottica playoff e da quello che si è visto in campo, il Monza è battibile? Il Monza è battibile, dice. Voi cosa ne pensate? Io dico, Francesco, che questo Lecce può battere chiunque, dalla prima all'ultima, sulla carta. Ieri Monza ha vinto per un calcio di punizione, no? E poi per il resto, diciamo, il Lecce ai punti ha fatto solo la partita, però come dicevo ieri nella trasmissione Piele Radio, il calcio è una cosa, la box è un'altra. Nella box si vince ai punti, nel calcio no. Quindi, ripeto per l'ennesima volta, nel calcio non conta se giochi bene o se giochi male. Nel calcio l'unica cosa che conta è vincere, perché poi negli almanacchi, negli annali c'è scritto soltanto il nome della squadra che ha vinto. Quindi ieri il Monza, sì, col minimo sforzo si è portato a casa il risultato, e che gran risultato, quello era quello che contava. Giuseppe Pinello, riprendendo il campionato di Papadopoulo, dice 83 punti in 42 partite, però che rapportati su 38 sarebbero 75, tanti lo stesso, Però tantissimi, considerando che l'Empoli ne ha fatti 70. Cioè l'Empoli vincendole tutte e due, e a Lecce farebbe piacere se le vincesse tutte e due perché batterebbe la Salernitana, ne farebbe 76. Quindi immaginate che campionato comunque fu quell'anno con Bologna, Chievo e Lecce. Gianni Guidotti, quando dicevo di essere preoccupato per il mancato utilizzo della panchina, temevo proprio il calo attuale. Io recrimino per la gara con Cittadella. Ieri abbiamo perso subendo solo un tiro in porta e uno alto sulla traversa. Forza Lecce, forza Capitano. Paolone, ma ora che il Pescara è quasi retrocesso, l'anno prossimo chi va direttamente in Primavera 1? Allora, ti rispondo non con precisione perché devo rivedermi un attimo il regolamento, però il fatto che se il Pescara dovesse retrocedere in Serie C, il fatto che il Pescara Primavera dovesse andare a vincere il campionato di Primavera 2 non comporterebbe la promozione del Pescara, però il Lecce non scalerebbe al primo posto, dovrebbe comunque fare i playoff e credo che dovrebbe comunque arrivare in finale dei playoff, però devo vedere il regolamento, questo poi eventualmente a conti fatti è un articolo vi terremo poi chiaramente aggiornati. Marco, in ottica playoff, l'allenatore potrebbe eventualmente consigliare un cambio di modulo? Io credo che la Non ha vedo dura. senso. Siamo arrivati fin qui con questo modulo, quindi no, Francesco, Naturale fermiamoci. non ha senso. Giorgio, ma Yalcin perché non viene impiegato? Si tratta sempre di condizione fisica precaria? L'abbiamo detto più o meno, diciamo, in ogni puntata. Yalcin ha sicuramente subito il Covid in maniera più pesante rispetto ad altri atleti, o purtroppo una brutta malattia che la puoi prendere come in maniera passeggera, però Yalcin l'ha presa in una forma che lascia degli strascichi, quindi ha fatto fatica a rimettersi in sesto. E poi c'è anche il discorso relativo al Ramadan che ha sottolineato Eugenio Corini, quindi è un momento in cui si sta seguendo un'alimentazione un po' particolare che chiaramente può impedirgli di rendere al massimo poi durante il giorno. Antonio, Hjulman, causa europei, lo perderemmo negli eventuali playoff? Sì, ne parlavamo ieri. Patrizio diceva, se non erro, che sì, c'è questo rischio, però ecco, lì dobbiamo approfondire anche lì. Perché, anche perché poi non ci stiamo pensando ai playoff, devo dirti la verità, quindi. Noi ci pensiamo a quando l'aritmetica ci dirà playoff.
ragioneremo sui playoff. In bocca al lupo a Mancosu. Poi Mimmo dice: vi ricordate la partita con l'Empoli? Non avevamo attaccanti. Taxi si è tolto le foto e lecce al suo profilo Instagram. Solo io ricordo questo. Dobbiamo fare sempre opere di misericordia. No, ma non è un discorso di opere di misericordia. È sicuramente il discorso di mal di pancia ha inciso, anche a mio parere. La partita con l'Empoli fu effettivamente pesante perché ci fu la squalifica di Coda, perché era stato espulso la settimana prima con la Regina. Pettinari e Falco out, e quindi giocò soltanto Stepinski. Quindi sì, lì è stato un problema. Finché non c'è stato il recupero di Pettinari, il discorso di Rodriguez infortunato è stata una piccola parentesi. Il discorso di Taxis è un discorso, secondo me, un po' ristretto nel tempo, nel senso che c'è stato il discorso relativo post mercato, però poi Taxis è diventato recuperato e fino a un mese fa Taxidis da titolare ha vinto ed è stato decisivo nelle partite contro Frosinone e Pisa, anche entrando alla panchina, e contro nel big match contro la Salernitana. Poi è chiaro, quando si scende dalla Serie A, qualche strascico ci sta sempre e sono delle cose quasi fisiologiche, diciamo, dei mal di pancia quasi fisiologici. Poi il prossimo anno chiaramente si parlerà d'altro. Anacleto Bianco dice: occhio al Brescia, che è entrato in zona playoff, ed è una squadra una retrocessa come il Lecce, perché noi poi, Francesco, ci dimentichiamo che delle tre retrocesse il Lecce, Brescia e Spal, il Lecce è l'unica squadra che ha lottato per la promozione diretta, e Brescia e Spal non sono squadre da... E Brescia e Spal hanno cambiato l'allenatore, perché stavano andando proprio a rotoli. Questo dà valore comunque alla stagione che ha fatto il Lecce. Filo, mi dispiace molto quello che è successo a Mancosu. Salvatore, ricordate i tifosi che Corini su 36 partite ne ha perse solo 7, ottimo allenatore. Luigi, in 3 anni abbiamo subito più di 100 reti, forse sarebbe ora di cambiare i due centrali, in particolare Lucioni che sulle marcature è un po' allegro. Secondo me non si può fare un discorso di reti nei 3 anni perché ci sono due categorie diverse. Non possiamo fare due allenatori diversi, due categorie diverse, non possiamo fare le statistiche della Serie A con le statistiche della Serie B. Cambiare i centrali, abbiamo preso Dermagu, abbiamo preso Pisacane, si è criticato tanto Meccariello, ma poi ieri Meccariello è entrato e a mio modo di vedere ha dato una scossa emotiva clamorosa alla squadra. Secondo me anche sul discorso di Lucioni farebbe il titolare in tutte le altre squadre della Serie B, c'è poco da discutere al riguardo. Anche perché abbiamo perso per un calcio di punizione, non per errori della difesa. Non solo ieri, ma se andiamo a prendere le ultime 10 partite, gol su azione manovrata, si contano meno delle dita di una mano, sono pochissimi gol subiti su azione manovrata. Lecce ha subito gol, penso la partita col Venezia, un autogol subito nella partita col Venezia, contro il Chievo un gol direttamente su punizione e uno su calcio d'angolo, contro il Cittadella 2 gol da fuori area, contro il Monza un gol su punizione, contro il Vicenza un gol da fuori area deviato. Quindi con Cittadella c'è stato il primo gol che è stato deviato da Juve. Esatto, praticamente il copia e incolla di Vicenza, quindi sì, il dato dei gol subiti, ma dobbiamo poi anche andare a vedere, ad analizzare singolarmente come sono stati subiti i gol. Perché poi i dati alla mano, Francesco, tu ricordi parate di Gabriel ieri? Assolutamente. Quindi la fase difensiva comunque ieri ha retto molto bene. Lecce fan, per caso sapete qualcosa la rivoluzione che Gravina vorrebbe fare in Serie B? Comincia il prossimo anno, chiedo l'eventualità di Lecce, non so se quest'anno, io credo che... da qui all'estate non credo però che si possano fare stravolgimenti regolamentari. Lucas, arrivare terzi non so quanto ci possa avvantaggiare dato il mal di casa, ricordo che la terza classificata non sempre è salita, se ricordo male il Verona si classificò a 7° se non 8°, il Brescia può far paura. Antonello, che giocatore frattesi, Antonello, io da Ascoli che dico che Francesco lo sa bene perché gli faccio una testa tanta su Frattesi dai tempi di Ascoli. Anacleto, ovviamente io sono già orientato verso i playoff perché purtroppo abbiamo dimostrato che nelle partite decisive non riusciamo a incidere. Gabriel, Hjulman alla prima partita del 31 di maggio, avete notizie sulla data del ritiro da Danimarca Under 21? Credo che ancora no, perché non sono state diramate poi, diciamo, le date dei vari ritiri.
Simone Rizzo, ieri i giocatori del Monza al centrocampo in su correvano il doppio di noi ed erano molto più tecnici di noi. Filo, secondo voi faremo i playoff? Vedremo a fine campionato. Paolone, le domande sugli Yalcin fate da Carlo. Questo aspettate il PL Radio, quindi la prossima puntata del PL Radio per fare le domande a Carlo. Sì, Francesco, l'Empoli si è visto molto, Carlo, questo argomento. Questo risvolto non lo sapevo. Francesco, l'Empoli si è visto già con l'Ascoli, non avrà motivazioni. Filo, ma Taxis come ti gira gioca? Secondo voi rinnoverà insieme a Pettinari? Ma se andiamo in Serie A, credo Taxidis di sì, però è inutile adesso parlare di questi argomenti che non hanno senso a due giorni dalla fine con eventuali playoff da giocare. Jacobos, Lucioni, top difensore, altro che. Mimmo, quanti punti abbiamo fatto nelle quattro gare con Brescia e Spal? Spero di non scivolare la Salernitana. Sì, con Brescia e Spal il Lecce ha fatto pochi punti, però anche lì non ha mai demeritato, secondo me, in quelle sfide. Ricordo comunque che il Lecce se l'è giocata. Poi gli episodi purtroppo nel calcio sono fondamentali, ragazzi, e noi gli episodi ne abbiamo beneficiato. Quando dico gli episodi dico che il Lecce vince a Venezia con una grande prova di forza e apre le marcature, ad esempio, con un gol di Pettinari che arriva su uno scivolone del difensore avversario. Quello è l'episodio, che può essere equiparato alla punizione da 35 certo. metri di Barberis. Quindi, purtroppo, fanno parte del gioco. Ultimi messaggi. Giuseppe, per comprare il Revival, quel Lecce fece 70 gol, ne subì 29 in 42 partite, suggerisce qualcosa? Papadopoulo, il 3-5-2, Francesco. Era bello, bello tosto, bello tosto dietro. Ultimi messaggi, Sasa 67, capisco l'illusione, ma questa squadra non si può criticare, siamo in corsa per la Serie A. Mota Carvaglio ieri ha fatto Accademia praticamente. Il secondo gol subito contro la Spal fu clamoroso, non marcatura, uno dei tanti. Un caro saluto e complimenti per la trasmissione. Grazie. Per ogni clamorosa non marcatura c'è anche un clamoroso salvataggio. Pisa Lecce sullo 0-0 su Palombi, a dirne diciamo uno. Ultimi due messaggi. Io comunque sono convinto, dice Vito, che come l'anno scorso siamo scesi in casa anche quest'anno. In casa abbiamo più di ogni altra mancanza del pubblico. Lei c'ha bisogno di tifosi. Il fattore via del mare lo sappiamo benissimo. Io e Francesco, che lo vediamo tristemente vuoto ogni sabato. E Giuseppe chiede: sapete se lo stadio aumenterà di capienza? Si faranno lavori al via del mare, ma in questo momento è prematuro perché ancora non è stato, diciamo, è prematuro, diciamo, parlarne, ma sicuramente ci saranno dei lavori al via del mare. E ultimo messaggio, Jacobo, speriamo di vincere la prossima, ci vediamo venerdì e sabato, good vibes. Bene Francesco, siamo giunti in conclusione di questa puntata un po' strana, però l'abbiamo portata a termine, e ringraziamo tutti coloro che sono stati numerosissimi con noi. E chiudiamo dando un grande abbraccio di vero cuore a Marco Mancoso. Ciao a tutti. Assolutamente, assolutamente. Ciao a tutti e ci vediamo come sempre sabato pomeriggio post Lecce Regina. Buona serata a tutti.